Allora, normalmente sei da questa parte della telecamera, come... È strano, sei un po' strano, però ci sei tu, va bene. Sei emozionato? Abbastanza, chissà cosa mi fai dire, sono un po' preoccupato. Che finirai su Serie in Sardinia. Mi fa molto piacere essere su Serie in Sardinia. Roba seria. Allora, Luca Montepelli, giornalista d'assalto. Accidenti. Su Facebook abbiamo visto una marea di provocazioni, cinico selling sono le vignette, sì, no? Esatto. Senza rispetto per nessuno. Senza rispetto per nessuno. Più potente sei, più credo che sia un mio dovere darti fastidio. Questa è la mia filosofia. I potenti devono... La funzione del giornalismo è quella di infastidire i potenti, questa è la funzione primaria che io cerco di seguire, quindi quando sei potente io sono contro di te, quando non conti più niente io sono dalla tua parte. Infatti c'ero solo io a aspettare Alessandra Senzini quando è andata male alle Olimpiadi, non c'ero quando la portavano in trionfo, insomma questa è la linea. Ho capito. Prendiamo un argomento a caso. Bene, owner va. Driver. No, owner driving vuoi proprio, cioè, fare un... Io credo che sia amorale e mi fa sinceramente pena un quarantenne che deve pagare un sacco di soldi per credersi un velista. È una contraddizione il termine. Io credo che il mare prima o poi si ribellerà a questa offesa pazzesca. In nessuno sport chi paga gioca. È un'oscenità dalla quale la vela si deve assolutamente liberare. Facciamo una colletta, mandiamo dagli psicanalisti, questi poveracci che pagano un sacco di soldi per farsi chiamare velisti. Ma velisti di che? Fanno pena a tutti quanti, ai loro stessi equipaggi che vanno solo per soldi. Ecco, niente più imbarazzante di un'intervista a un velista famoso dopo una regata owner driver che è costretto a dire che il timoniere che ha fatto a ridere i polli, che è completamente negato, che non sa nuotare, che è proprio un'offesa a qualunque genere di estetica marina, e devi dire bravo, bravo, c'è, bravo. C'è qualche owner driver che è bravo. Non ne conosco. Vale. Allora, invece voglio dire un'altra cosa. Vela professionistica. Tu spari a zero contro i velisti professionisti che vanno sulle barche. Perché nel 99,99% dei casi non pagano le tasse. Cioè, il vero problema è la concorrenza della vela d'altura rispetto alla vela delle classi olimpiche che cerco di difendere. È il fatto che la competizione è drogata nel senso che nello stragrande maggioranza dei casi la vela d'altura non fa fattura. È normale. Quindi solo per una questione fiscale? Beh, la questione fiscale è una questione morale. Io sono una persona onesta, pago le mie tasse, vorrei che le pagassero tutte, vorrei che la vela d'altura facesse concorrenza alla vela delle classi olimpiche in modo corretto e leale, non andando da un ragazzino di 20 anni e dirgli ti do 200 euro al giorno se viene a fare una regata. Per lui 200 euro rappresentano moltissimo, in questo modo rinuncia a diventare un bravo velista di classi olimpiche, e fondamentalmente per quelle schifose 200 euro perde la possibilità di averne 2000 giuste 10 anni dopo al giorno, sempre se diventasse un campione olimpico. Ma perché la vela olimpica è redditizia? La vela olimpica non è redditizia, ma se qualcuno lo vuol fare con quello spirito devi pensare che se diventerai un campione olimpico presumibilmente avrai anche, non è, cioè, può essere questa la molla. A me fanno molto arrabbiare i velisti di adesso perché hanno le stesse pretese dei calciatori. Ci sono degli sfigati che magari arrivano una volta a terza a un campionato europeo juniores e pretendono già di essere pagati, pretendono un'assistenza pazzesca che nessuno gli dà. L'Australia, che ha vinto 3 medaglie d'oro alle Olimpiadi, non dà nessun tipo di contributo federale o come da loro si chiama l'organizzazione che sovrintende alla vela, a meno che tu non dimostri di poter fare tra i primissimi a una regata internazionale, a un campionato mondiale, ma con i tuoi mezzi. E questo è il punto. Quindi usciamo dall'ipocrisia. La vela è uno sport non per ricchi, ma per benestanti o per persone che riescono ad andare a un ingranaggio nobile come quello dei circoli, come il tuo circolo, come molti circoli. Ma i circoli sono alla frutta, cioè non hanno i soldi per... I circoli devono fare più selezione tra di loro. Cosa vuol dire selezione tra di loro? Nel senso che smettiamo di dare 10 contributi a 10 persone mediocri e concentriamoci su Marta Maggetti, per dire, per fare un esempio. Su una sola, aspetta, cioè avete anche una ragazzina bionda che va molto forte, avete due Elena. Esatto, dico. Beh, abbiamo anche Michele Cittadini che sì, ha fatto tutti. Bisogna i primi. Fare delle scelte, siete troppo forti, non ve lo potete permettere, dovete sceglierne meno. No, vabbè, però anziché fare una trasferta in 15, anziché in 15 si può andare in 3. Questo sì, io credo che bisogna uscire da questa idea del fatto di pretendere e chiedere. Da questo punto di vista la squadra olimpica nazionale era molto deludente. C'erano dei senatori
allenatori, c'è gente che ha fatto 3 Olimpiadi, se dopo 3 Olimpiadi non vai sul podio, facciamoci una ragione e occupiamoci di qualcos'altro. Dovremmo stabilire dei limiti, vale la pena avere delle persone che vanno alle Olimpiadi 4-5 volte e non portano mai una medaglia? No, non vale la pena, diamo delle possibilità ad altri. 2 partecipazioni olimpiche dovrebbe essere il limite. Ben Hensley ce n'è uno solo, però ha cominciato a vincere dalla sua prima Olimpiadi, Robert Scheid pure, quelli bravi la vincono subito la medaglia, non è che devono aspettare la 3ª o la 4ª Olimpiadi per vincerla, quindi c'è qualcosa che non funziona. Insomma, è il meccanismo per cercare di far arrivare una Marta Maggetti alle Olimpiadi. Quale dovrebbe essere? Tu pensi che dovrebbe essere solo il circo? Dunque, voglio dire, Marta Maggetti viene da una famiglia normalissima, famiglia normalissima, non sono un ricchista, no, una famiglia normalissima. Okay. Giovanni Meloni, bravissimo. Uguale. Esatto, l'ho citato perché conosco più o meno la sua storia, con tutto rispetto alla sua famiglia. Giovanni Meloni probabilmente ha molto più talento di Michele Regolo, che è andato alle Olimpiadi, solo che da 10 anni piglia lo stipendio della Guardia di Finanza. Michele Regolo è la migliore persona del mondo, gli affiderei mia figlia per farci le vacanze, è proprio una persona splendida, ma non possiamo più permetterci un'Italia che paga lo stipendio a dei finanzieri per 15 anni che poi fanno 30esimi alle Olimpiadi. Dobbiamo fare delle scelte più radicali. Ma lo sport è fatto di scelte. Scegliamo i più bravi e, ahimè, lasciamo perdere quelli più scarsi. Ma anche per arrivare a entrare in una squadra delle forze armate, non è mica un passaggio indolore, cioè ci vogliono... Allora, i gruppi sportivi militari che hai citato sono nei grandi scandali nazionali. Io mi sono molto accanito nei confronti di... Accanito, se vuoi dire, mi dava particolarmente fastidio lo scandalo di un particolare, di un finanziere, Nando Colaninno, che con gli stipendi da finanziere andava a fare l'allenatore addirittura per la Grecia, quando la Grecia era in competizione con l'Italia per il posto olimpico conquistato dalla Grecia ai danni dell'Italia, Grecia allenata da uno pagato dallo Stato italiano, un assurdo. Senza tempi. È uno dei problemi dello Stato assistenziale. Abbiamo fatto uno Stato meraviglioso con delle regole meravigliose delle quali però ci approfittiamo. Dobbiamo rivedere radicalmente la funzione dei gruppi sportivi militari, azzerarli. Ci sono tantissime persone che prendono stipendi che hanno tradito drasticamente la missione iniziale. I gruppi sportivi devono essere a favore dello sport olimpico. Vabbè, io non volevo dire questo, io volevo dire che un ragazzino, torniamo all'esempio di Marta Maggetti, che ci vediamo l'esempio concreto, si è vinta già 2 mondiali. Adesso per entrare non so a che età si entri in un gruppo sportivo. Io ti vorrei dire che se è vero come è vero che Marta Maggetti ha già vinto 2 mondiali, bisogna prendere per l'orecchio il responsabile dei gruppi sportivi militari della Sardegna, levargli il prosciutto dagli occhi e dirgli: tu stai tradendo il tuo compito, perché se abbiamo Marta Maggetti che vince 2 campionati mondiali e tu non te ne accorgi e lo Stato non è in grado di generare delle risorse per far sì che la fortuna che abbiamo avuto di avere Marta ce la dobbiamo meritare, allora andiamo a vedere quanti stanno prendendo lo stipendio in questo momento in Sardegna dei gruppi sportivi militari. Nessuno. Benissimo, non va bene. Quanti lo stanno prendendo invece in Italia? Sono troppi, riguardiamoli tutti, vediamo che il 90% non c'entra un tubo con la cosa, con il compito, la missione. Penso che sia anche difficile entrare in un gruppo sportivo militare. In realtà poi magicamente diventa facilissimo per qualcuno e difficilissimo per altri, e questo proprio non va bene. Io vorrei che i gruppi sportivi militari fossero azzerati e rivisti. In un momento di crisi economica come questa, l'Italia Velica ha bisogno dei gruppi sportivi militari. Ci sono decine di persone che prendono lo stipendio e ahimè non servono a niente. Diamo i soldi a chi se ne merita. Se tra un anno ci rincontriamo e Marta Maggetti non ha sponsor, fa schifo l'Italia, non fa schifo né la Sardegna né tantomeno Marta né tantomeno il Windsurfing Club l'Italia, fa schifo tutto il programma che c'è intorno. Non c'è certo. Io quello che penso è che bisogna un po' spingere la meritocrazia, cioè si spinge poco sulla meritocrazia. Appunto, cioè, i circoli sono più concentrati a fare i grandi numeri della scuola a vela. Non funziona in questo modo. Devo dire che ultimamente ci sono dei circoli che sono sin troppo scaltri c'è questo meccanismo. Chi fa sport a livello, come dire, un po' più industriale se ne è accorto. Il club Lanien di Roma sta facendo una politica con molti soldi a disposizione, va a acquistare i migliori talenti sull'altro campo, e questo francamente è buon per Lanien che lo fa, però non è neppure tanto bello nei confronti degli altri circoli che hanno investito. Quindi evidentemente i circoli devono ridistribuire le loro risorse. Quantità non va d'accordo con qualità. Su questo siamo assolutamente d'accordo. Se andiamo a vedere i numeri della vela nei paesi del nord, anche numericamente sono in Olanda, c'è evidentemente minor velisti che in Italia, ma gli olandesi vincono 2 o 3 medaglie ad ogni edizione delle Olimpiadi, quindi non è un problema di numero ma un problema di qualità. Infine chiudiamo un attimino la Sardegna, i tre
i veri i forti sardi, come li vedi questi? Ti faccio tre nomi: Enrico Strazzera, Giovanni Meloni, Marta Maggetti, e ci metto dentro anche Michele Cittadini. Sai cosa che mi piace di più della tua domanda? Che quando mi hai detto, hai fatto il titolo, parliamo ancora della Sardegna, parliamo dei forti sardi, e non mi hai parlato di Andrea Mura, perché Andrea Mura è un forte sardo, però sta facendo qualcosa, adesso ti metto in imbarazzo io a te, sta facendo qualcosa che è deviato. Vogliamo dire che l'unica vela che conta è quella delle classi olimpiche, e tutto il resto sono scorregge nell'universo. Lo sport è ricco di campioni. Sì. Dico sempre, io sono campione mondiale big perché nel 1900 eccetera eccetera ho vinto un mondiale big, io mi vanto di essere campione mondiale, eppure sono un mediocre. Io faccio addirittura cacare, sono campione del mondo anch'io di 12 metri. Quindi campione mondiale ne troviamo uno dietro l'altro. Usciamo per strada, ce n'è da tutte le parti. Ma questo è lo sport della vela. Sì, questo è un difetto dello sport della vela, è completamente assurdo, anzi quasi offensivo, che il campione, una regata di poveracci come quella dei Majors 32 alla fine si chiama campionato del mondo, dovrebbe essere campionato del complessato. Per tornare agli Honor Driver, è assurdo che le regate di Andrea Mura abbiano molta più eco delle regate di Marta Maggetti, perché non c'è assolutamente paragone. Andrea non sarà contento, ma è esattamente quello che penso. Io dico che Marta Maggetti sta a soldini come Mascalzone Latino sta a Nelson a Trafalgar, cioè l'ultimo della Coppa America nei confronti di quello che ha cambiato la storia della civiltà intera attraverso una strambata, Orazio Nelson. Io credo che bisogna lavorare in questo senso. Purtroppo il mondo è più sensibile a chi ha la barca più grande. La barca più grande ha che possibilità di raccontarla meglio, di raccontare meglio cazzate. Soldini è uno che dice 100 cazzate al secondo, ma le dice sorridendo in un modo che sembra che dica delle cose meravigliose. In realtà ha vinto delle regate quando tutti si sono rovesciati di fronte a lui. Se viene a fare una regata con Marta Maggetti perde 10 su 10, se fa una regata con te perde 20 su 10, nel senso che non lo vediamo proprio. Eppure per la maggior parte delle persone, lo dico con tutto il rispetto, ma sto parlando di dati obiettivi, conta di più quello di cui si parla meno. Io lavoro nel campo della comunicazione, mi sforzo moltissimo, ma spesso è una battaglia da Don Quixote.